I tagli delle corse degli autobus TUA stanno penalizzando studenti e lavoratori delle aree interne. A denunciare questa carenza è il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli, che questa mattina ha voluto toccare con mano le difficoltà che stanno vivendo i cittadini di Cerratina, frazione del comune di Pianella nel Pescarese. Anche se i problemi, dice Blasioli, si estendono anche ai comuni limitrofi come Moscufo e Cepagatti. Se TUA dice che è un problema di dipendenti, un problema di lotte sindacali che non consentono i concorsi, in realtà ci sono tantissime scelte organizzative che stanno, soprattutto che stanno deteriorando la situazione di questa zona collinare che dovrebbe essere invece ben collegata al centro di Pescara e al centro di Chieti. Diverse criticità anche a Scafa e Caramanico Terme, dove TUA ha tolto gli stazionamenti. Tutti gli autobus che devono raggiungere Caramanico e poi da Caramanico verso Sulmona o da Caramanico verso Pescara adesso vengono o da Chieti o da Tocco da Casauria, il che significa viaggiare a vuoto per 130.000 km all'anno in più, con danni all'ambiente, all'economia regionale, dove già l'anno scorso ci sono stati 7 milioni di tagli per quanto riguarda TUA, ma soprattutto con grave difficoltà da parte proprio per gli studenti e per i lavoratori che devono collegarsi nei centri di lavoro. Noi chiediamo a TUA di risolvere queste problematiche e soprattutto di fare in modo che queste problematiche non riguardino solo ed esclusivamente la zona collinare di Pescara.